Salve gente, benvenuti in questo nuovo video. E probabilmente ci troviamo proprio in una nuova piccola serie, perché ho ricevuto un mondo molto particolare da provare. Anche perché sono stato proprio sfidato da chi mi ha passato questo mondo. Infatti, mi ha detto che sopravvivere più di 10 giorni in questo mondo sarà impossibile. Indovinate un po', la sfida sarà proprio sopravvivere 10 giorni o anche magari qualcosa in più. Ma la domanda sorge spontanea: perché è impossibile sopravvivere a lungo in questo mondo? Sicuramente c'è qualcosa che non va. È un'entità? C'è qualcosa? Qualcosa di brutto? Mostri strani? Non lo so, però ovviamente siamo qui per scoprirlo. Meglio se entriamo nel mondo e vediamo di fare i primi passi, perché mi sa che le cose non saranno affatto semplici. Ebbene, eccoci qui appena entrati in questo mondo, abbinato ovviamente a delle shader. Sì, siamo passati praticamente dalla serie di ieri che sembrava un tuffo nel passato, viste le texture e l'apparenza di Minecraft, a qualcosa di decisamente molto più moderno. Già che ci siete, vi ricordo di mettere il like e già, date che state facendo questa cosa, alzate la qualità del video perché mi sa che ne vale la pena. E comunque sì, eccoci qua in questo nuovo mondo. Obiettivo quindi sopravvivere. Mi ricorda un po' il mondo della sfida, che anche lì stiamo andando avanti molto, ma qui praticamente c'è stato proprio dato un tempo limite: sopravvivere 10 giorni. Anzi, sarà impossibile sopravvivere oltre 10 giorni. Immagino che la difficoltà sia progressiva. Magari il primo giorno sarà abbastanza fattibile, già il secondo qualcosa di strano potrebbe accadere, no? Fino ad arrivare al decimo, che sarà impossibile. Qualcuno ci farà fare una brutta fine. Il problema è: chi ci farà fare una brutta fine? Dobbiamo assolutamente capire questa cosa e proteggerci e salvarci. E tra l'altro, comunque, si guarda qua, se avete notato, c'è proprio un mega villaggio che potrà essere sicuramente la nostra casa per i prossimi giorni. Anche se, sì, diciamo che forse dobbiamo ragionare in modo diverso rispetto al solito. Stare nel villaggio potrebbe essere sicuramente vantaggioso perché abbiamo case, ripari e quant'altro, ma non è che se c'è qualcuno di cattivo andrà proprio a cercare le sue vittime nel villaggio? Stiamo attenti, quindi direi che come prima cosa credo che sia il caso di dare un'occhiata in giro in queste case e tentare di prendere più materiale utile possibile. Ok, prima casa che controlliamo, e qua ci sono anche dei letti con dei nomi abbastanza generici. Però sì, l'obiettivo è raccimolare più risorse possibili e prepararci per la notte. Comunque sì, queste case qua, questo stile lo conosciamo già. Qua c'è del grano che direi di prendere perché ci potremo fare ovviamente dei panini. Fatemi comunque sapere nei commenti se vi ispira questa serie, perché anche se avete dei consigli su come sopravvivere, ditemi, perché mi sta mettendo già abbastanza ansia tutto questo. Qua c'è del carbone, no, però c'è, oddio, un cannocchiale. Chi cavolo voleva bruciare un cannocchiale? Non so chi, ma non ci interessa, questo cannocchiale viene con noi. Penso che faremo una cosa anche abbastanza intelligente, ovvero credo che ogni video che uscirà di questa piccola serie corrisponderà a un giorno intero di gioco, quindi ecco, sostanzialmente giorno e notte. Così ogni giorno, ecco, ogni episodio avrà la sua giornata. 10 episodi, 10 giorni, e poi se riusciamo a sopravvivere di più, ovviamente 11. Ma se dovessimo invece fare una brutta fine, boh, potrebbe avere un episodio, oppure due, non lo so, So di fatto che è meglio se sbrighiamo, perché immagino che la notte ci creerà numerosi problemi qua. E non sarà di certo facile sopravvivere. Vediamo quindi di fare più panini possibili e poi anche vedremo di organizzare l'inventario e tutto quanto, Obiettivo comunque iniziale è controllare le case più velocemente possibile. E magari anche sceglierne una per passare la notte. Obiettivi successivi chiaramente sarà creare un'area sicura, no? Magari un'area proprio protetta, fatta bene, non con semplici case in legno, ma magari una cosa molto nascosta, no? Oddio, tra l'altro qua c'è anche dell'arresto. È un teschio di scheletro qua. Sì, non molto carino da vedere, però insomma, va bene così. Ci sono già delle farm comunque qua che potremo portare avanti, Effettivamente sì, potremmo iniziare già a moltiplicare un po' di animali, in modo tale da poter rigenerare con la carne. Che scommetto che sia una cosa molto importante questa. Però, scusate un attimo, ma noi faremo fatica a sopravvivere, ma cosa accadrà di notte qua? Ci serve del carbone, delle torce ci serviranno assolutamente. Cioè io mi sto chiedendo cosa accadrà di notte. Chi ci darà la caccia? Perché è ovvio che verrà qualcosa, apparirà qualcuno o qualcosa e tenterà di farci del male. Questo è ovvio, ma
Esattamente, che cosa? Qua c'è... cos'è? Ok, direi di prenderlo. Ma cos'è, infinito? Non ho ben capito. È buggato? Boh, non ho capito comunque. Un po' di armatura ce la prendiamo, anche se è un'armatura semplicissima. In oro direi che va benissimo, eh. Qua sopra, ok, c'è del carbone, ma non abbiamo nemmeno una spada. Spada prendiamola subito. Servirebbe però un piccone anche. Io spero di trovare più materiali in queste case, però non lamentiamoci, insomma. Di cose ne stiamo già trovando, dico abbastanza, però insomma, non lamentiamoci, eh. Ok, altra casa qui e nulla di particolare. Vabbè, salviamoci lo spawn, se possiamo respawnare qui. E attenzione, perché questi episodi circa dureranno 20 minuti, questo un po' di più perché ci sarà anche l'intro, immagino, no? Però, insomma, quanto manca la notte? Se quello è il sole e deve arrivare da sotto, penso che manchino circa 4 minuti la notte. E noi siamo ancora senza un piccone, tipo. Ok, tra l'altro qua c'è anche un'area abbastanza buia, eh. Meglio fare attenzione. Il villaggio comunque è veramente grande, eh. Ma veramente, veramente grande, quindi boh. E per ora la situazione è abbastanza tranquilla, no? Qua sopra c'è qualcosa? No. Qua forse c'è del grano, sì, direi di prendere per la farm. Perché di palini già ne abbiamo abbastanza. Il top sarebbe trovare... Che cavolo c'è qua sotto, oddio? Una zona con la pietra muschiosa. E dicevo, il top sarebbe trovare un piccone e altro materiale di questo tipo, eh. Però, insomma... forse proviamo ad andare in queste case qua. Vediamo, eh. Oddio, qua sembra esserci tipo un mercato. Vediamo, magari c'è qualcosa di utile qua in vendita che noi ovviamente prenderemo in prestito gratuitamente. Ok, sì, sembra essere il mercato questo. Ok. Allora, diciamo che questo diventa nostro. Qua c'è altro di utile. Cos'è? Ah, una mucca. L'ender per la voglio, eh. Come si va lì? Dammi l'ender per la... Ok, non vorrei distruggere tutto quanto qua, però l'enderpearl la voglio tanto. Ok, l'ho raccolta? No, non l'ho raccolta. Quindi villager mi dispiace, ma l'enderpearl la voglio assolutamente. Dato che potrebbe anche salvarci la vita, no? Qua un po' di cibo, ma ne abbiamo. Vorrebbe solamente prendere la carne. Sì, oddio, mi sa che il primo episodio, almeno il giorno del primo episodio, come vedete, sarà molto esplorativo. Sentite, abbiamo un piccone in pietra. Dato che non è che stiamo trovando molte risorse come pietra o cose in ferro, credo che ci convenga fare una cosa molto molto semplice. Picconare. Aspettate, qua c'è una freccia. Non è che c'è magari anche un arco. Oddio, che buio qua, eh. Questa casetta è meglio evitarla. Facciamo che ci prendiamo un po' di stone, perché potrebbe servirci. E la notte comunque è molto vicina. Dove resteremo di notte? Ovvio, è prima notte nel villaggio. Ma mi auguro che la prima notte non sia complessa. Perché abbiamo bisogno di un po' di tempo per organizzarci. Questo villaggio, sì, avrà sicuramente tante risorse utili. Ma richiede tempo a esplorare ogni singola casa. Dobbiamo fare in fretta, mi sa. Ok, prendiamoci anche del legno perché non abbiamo legno. Qua c'è una foresta. Forza, prendiamoci un po' di legno, poi facciamo subito una scia, ci prenderemo altro legno. E credo che tenteremo di sopravvivere proprio alla prima notte. Boh. Dai, mi auguro che la prima notte non sia una cosa impossibile, ovviamente, eh. Anche se mi auguro che sia la prima notte sia fattibile. Speriamo, perché non ho la minima idea, ovviamente. E non è divertente. Comunque sì, è notte, eh. Siamo proprio al tramonto. Siamo proprio arrivati al tramonto. Ci sono ancora un po' di case da controllare, comunque. Come sapete. Qua altro cibo, vai, prendiamoci anche le mele. Però alcune risorse vorrei lasciarle, perché, ecco... Dovessimo perdere i nostri oggetti... Almeno qualcosa potremmo trovare. No? Ok. Altra casetta. Questa è abbastanza alta. Ok, questa potrebbe essere... La nostra casa, dato che... Ah no, esperienza, eh. Pensavo fosse una pozioncina tipo visione notturna, no? Invisibilità. Dato che è molto in alto, ecco, questa casa. Ma però non ha punti di avvistamento. Qualcosina sì, ma veramente poco.
Ok, facciamo attenzione, l'enderpearl teniamola un po' alla larga dal pane, perché sennò un minimo la uso. Ok, là c'è la luna. Sento dei passi, ma mi sa che è un golem. Sono dei golem qua? Oh, per ora, prima notte comunque, direi tranquilla. C'è un po' di oscurità elevata, no? Però direi che ci sta. Il problema è che la notte è appena iniziata, eh? Qua c'è dell'acqua, lì c'è un villager che galleggia. Tra l'altro col piccone ora possiamo anche prenderci il carbone, eh? Quello che abbiamo visto prima. Cerchiamo di dare un punto in alto. Tipo là sopra potrebbe essere una buona idea. Anche se per ora è tutto tranquillo, non ci sono nemmeno mostri. Come potete vedere. Ah, tra l'altro qua siamo fuori al villaggio. Golem. Qua c'è un golem. E qua siamo fuori dal villaggio praticamente, ok. Però andando di qua, c'è una parte sopraelevata. Ah, che però continua dall'altra parte. Altro golem lì. Boh, sembra tutto tranquillo per ora, no? Diciamo che non c'è molta visibilità nell'oscurità, però a parte questo, possiamo stare tranquilli. C'è un libro incantato lì. Vado in ferro, un arco. Però finché non abbiamo frecce, l'arco sappiamo che c'è. C'è un golem ancora, ok. Sì, tutto decisamente tranquillo, no? Ok, qua invece il villaggio confina nel mare, quindi un'ottima via di fuga potrebbe... Che cavolo è quello? Che cavolo è quello? Oh mio Dio! Attenzione! C'è una strana figura là! Che ca... Allontaniamoci subito. Oddio, ci sono cose in diamante lì! Ci sono cose in diamante! Il problema è che là c'è qualcosa di strano. C'è una strana figura. Potrebbe essere quello il pericolo. Potrebbe, eh. Forse è il caso... di non avvicinarci! Oh mio Dio! Mio Dio! Non è stata una buona idea! Non è stata una buona idea, proprio per niente! Brutta! Questa è stata un'idea proprio brutta! Oh, che ca... Non possiamo dormire! Non possiamo dormire! Oh mio Dio, si sta avvicinando qua! No! Sta venendo qui, eh! No! No! Cos'è stato? No, no, quello si sta avvicinando, eh. Quello si sta avvicinando di brutto. E ci sono diversi che... Cos'è quello? Ci sto guardando! C'è qualcosa che si sta guardando, no? Golem, fai qualcosa! Fai qualcosa! Oh mio Dio! Oh mio Dio, corri! No, dobbiamo andare via, dobbiamo andare via! No! Non sono diversi! Oh mio Dio! Dove è andato? Che cavolo! Non lo so se se n'è andato. Boh, sta facendo diversi strani. Il problema è che se arriva...
Oddio. Quanto manca all'alba? Non lo so. Penso 3-4 minuti. Però si è calmato, eh. Non sento più questo rumore. Ok, forse si è allontanato. Beh, siamo scappati via. Si è persi di vista, credo. Sì, probabilmente ci ha persi di vista. Ok. Oh! No! È là! Oh mio Dio, avete visto? È da quella parte. Però attenzione, perché sembrava non essercene due. Cos'è stato? Non dobbiamo guardarlo, non dobbiamo guardarlo. Non dobbiamo guardarlo. No, mamma! Non guardiamo da là comunque. Oh, ma no, no, questa è la prima notte. Cioè, io la prima notte mi aspettavo qualcosa di tranquillo. Non questo disastro. Devo per dire, però siamo ancora vivi. Meglio non dirlo. No, comunque non ci ha visti quello, eh. E sta venendo di qua, però. Ecco. Ecco che viene di qua. Ma è la casualità che sta venendo di qua? Io non lo guardo, non posso guardarlo. Comunque siamo all'alba, eh. In teoria. E dovrebbe anche andare, no? No! Ma dov'è sott'acqua? Vado via subito, di qua. Dalla parte opposta andiamo. C'è il sole, eh? Oddio. No. Basta, 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 basta. Oh mio Dio. Come cavolo si fa qua? È l'alba comunque. Non ditemi anche per scherzo che rimangono anche di giorno. Perché se così fosse, ecco, le cose sarebbero molto complicate. Però forse no, sentite, non sente più il rumore, eh. Ora è l'alba 100%. Sì, credo che se ne siamo andati, eh. Oddio. Assicuriamoci questa cosa e poi... ci tocca tornare al villaggio e iniziare a capire come scappare, come poter difendersi e sopravvivere in questo mondo. Oh mio Dio. Ok. Direi che come primo episodio ci sta. Ditemi cosa ne pensate. Lo continuiamo, proviamo a sopravvivere. Oh mio Dio. Mi aspettavo una cosa decisamente più tranquilla il primo giorno. Forse di Reston là. Ma sai, c'è qualche circuito. Oh mio Dio. Ok, devo concludere perché il tempo sta andando avanti. Ci vediamo quindi nel prossimo episodio. Ditemi cosa ne pensate nei commenti. Se avete trovato qualcosa, consigli, tutto il resto. E commenti. Alla prossima.